Luisa Morra, l'assessora che ha pubblicato a Casoria una foto innocente che ritrae una ragazza, non è neanche lei, ad Amsterdam pare, no? Con che fa questa ragazza? Vicino a una fontana che tiene in mano, questa fontana ha una forma fallica e dalla, diciamo, dalla capocchia della fontana esce l'acqua. Esce l'acqua. Dal cucuzzolo della fontana. È un'opera d'arte, è un fallo a forma di fontana. Sì, è proprio un fallo. Allora, Angelo Marino, dell'opposizione, credo. Sì, dell'opposizione al comune, ma della maggioranza della regione, ha chiesto le dimissioni dicendo che è una cosa improponibile che questo assessore abbia fatto una cosa di questo tipo. Ma l'ha messo sul suo profilo. Ne abbiamo due di numeri. Nel suo profilo di Facebook ha messo questa foto e si è scatenata la pudicizia mondiale. Qualcuno dice lei è anche un insegnante, non dovrebbe pubblicare. Ma l'ha messo sul suo profilo. Innanzitutto l'ha messo sul suo profilo. Ma poi ancora ci scandalizziamo per una. Tra l'altro è un'opera d'arte, ragazzi. È una fontana, mi pare, di Amsterdam, a forma di fallo che. Ma porta pure bene. Ma tra l'altro, porta pure bene. Io so che tra l'altro, bene cosa. Allora, qua stanno arrivando un sacco di messaggi sull'argomento cugina. Dice, ha ragione Franco. A me la prima. Assessora? Hai visto? Sì, chi è? Buongiorno, sono Gianni Simioli. Ehi, ciao, ma noi ci conosciamo pure. Ci siamo con... Allora sei tu, ci siamo conosciuti sono a caso. Sono proprio io. Ma io allora posso dirlo pubblicamente che l'assessora qui presente quelle robe lì non le fa proprio. Ma è una santa, è una donna che... cioè, lei, in quella foto col fallo non è lei, mica sei tu, Luisa, no? Io, ma sei folle, ma se fossi così, guarda, che è una bellissima ragazza, giovane, se non altro giovanissima. No, ma tu sei... Fatto, no, ma tu sei tosta, io ti conosco. Tu sei bella tosta, sei una donna di quelle. Ma bella e tosta, ma bella e giovane ed è più bella di me. Comunque non sono io. Andiamo avanti. Poi No, ma la domanda è questa: ma veramente hanno chiesto le tue dimissioni? Sì, è perché evidentemente il consigliere Marino in regione Campania, evidentemente non c'ha molto altro da fare. Giusto. Che si è pensare alle fontane a forma di fallo, che tra l'altro io non ho proposto. Per cui sarebbe piaciuto proprio, la devo dire la verità, guarda, mi rode un po' il fatto che la proposta non sia partita da me. Questo proprio mi rode. Però Angelo Marino, evidentemente, per giustificare quello che è il suo stipendio regionale, smette a farsi cose, capito? Cioè non vede invece quelli che sono i reali problemi. Senti, non sa nemmeno, scusami, non sa manco leggere, perché se sapesse leggere dovrebbe vedere che quello è un post di un fake, quindi non mio, e che io ho commentato. Quindi veramente resto senza parole. Tra l'altro, ma sarà che forse evidentemente il fallo è troppo grande rispetto a quello che si ritrova lui e si è sentito in imbarazzo, dice ma no. Può essere sì che potrebbe avere questo problema e di questo me ne dispiace. Tu devi stare attenta, tu quando adesso se faccio un commento del genere ridendo va a finire che mi dicono che poi non sono più a luce rossa ma sono più viola, la villa, non lo so. Ma tu devi stare attenta a certi uomini, guarda che gli uomini tu quando metti questi falli devi metterli piccolini perché quelli noi abbiamo il complesso, hai capito? Sì, hai ragione. Aspettati, passa al volo Borrelli, poi ti salutiamo, vai. No, ciao. Aspetta, devo fare una domanda. Ma tu lo sai che Marino, che ti ha preso ovviamente di punta e così via, è lo stesso che non si è indignato e ha difeso invece fortemente Cosentino e altre persone arrestate in regione? E lo dice a me. Angelo Marino, anche che sostiene le ministre che fanno i calendari e che praticamente vanno a fare bunga bunga, non me lo dica a me, io purtroppo non ho fatto né calendari né bunga bunga né altro. Va bene, allora questo me ne dispiace, assessore, avere la stima di Marino per questo. Assessore, allora fate come ti dichi, chi sta nella picciurilla, questo è tutto, ciao, grazie, ciao.